ascolta, Manuel, allora prendendo un caso meno estremo della frattura della gamba, no? Se io entrassi nel tuo studio oggi e tu non mi conoscessi, no? E volessi star bene nella mia vita, dal punto di vista fisico e quant'altro, tu che cosa mi chiederesti? Cosa guarderesti in me? Ti chiederei dov'è che stai male. Ok. Quindi, per star bene non devo star male. Le persone che entrano qui dentro, la stragrande maggioranza che entrano nel mio studio, hanno problemi di natura fisica ed emotiva. Però principalmente mi chiedono di risolvere ovviamente quelli che sono di natura fisica. Okay. Due sono le modalità con cui può venire fuori un disagio, un dolore. O ho preso un gran colpo, sono caduto su quella determinata zona del corpo, qualcuno mi ha colpito in quella determinata zona, faccio l'esempio di una spalla. Quindi, ho ricevuto un trauma diretto sulla spalla, sì. La mia spalla da quel momento sta male, o perché ho una frattura, o perché ho un altro danno tissutale. Ho fatto qualcosa su quella spalla. Un'altra grande casistica è, mi sono svegliato una mattina e questa spalla ha cominciato a fare male. È aumentato sempre più, è rimasto in certa quantità, ma comunque non c'è nulla di trauma diretto su questa spalla. Allora, i casi sono due. O ho detto una gran sciocchezza prima dicendo che la legge principale è quella di non sentire dolore, ma è abbastanza ovvio che devo cercare di sentire il meno dolore possibile. Oppure vuol dire che quel dolore qui è il dolore meno forte che il mio corpo è riuscito a farmi sentire. Tra un dolore 100 e un dolore 50 scelgo sempre un dolore 50. Okay. Benissimo. Perché comunque sento questo dolore vuol dire che da qualche parte, nascosto all'interno di me, nella mia vita, ci deve essere un dolore 100. Non c'è disagio peggiore per il corpo umano del non riuscire a fare qualcosa, ovvero di non riuscire a portare a termine una funzione. Ho bisogno di qualcosa e non riesco a farlo. C'è qualcosa che non ho, devo comunque riuscire. Tra il non fare qualcosa e il fare quel qualcosa con un po' di dolore, scelgo il fare qualcosa con un po' di dolore. Ok. La vita è movimento. Se non riesco a muovermi, non vivo. Benissimo. Sembriamo sempre sull'esempio della spalla. La spalla mi fa male. Hai avuto un trauma diretto? No, mi sono svegliato una mattina e la spalla mi faceva male. Benissimo. Molto probabilmente quella spalla ha cominciato a lavorare o troppo o male. Molto spesso l'ha cominciato a lavorare troppo e male. Insieme. Insieme. Benissimo. Quindi a quella spalla lì bisognerà dare del sollievo, del riposo. Quindi da qualche parte ci deve essere qualcuno che non funziona nella maniera corretta. Benissimo. Io cerco di raggiungere questi fogli sul tavolo. Perfetto. Prima ci riesco molto bene, riesco a far collaborare tante mie articolazioni, polso, gomito, spalla, e riesco a raggiungere il tavolo. A un certo punto della mia vita succede che subisco un trauma diretto a livello del gomito. Quel gomito, nel momento in cui vado a raggiungere dei gradi estremi di movimento, comincia a dolere. Quindi sto attento, non vado a stendere completamente il gomito. Rimango sempre leggermente piegato, quindi non vado mai nella situazione di sentire dolore. Se per molto tempo non faccio una cosa, non ripeto una cosa, me la dimentico quella cosa. Quindi faccio diventare normale, naturale il fatto di non allungare del tutto il gomito, quindi non uso quello che avevo alla nascita, tutto il range di movimento, e piano piano mi dimentico anche di averlo per range di movimento. Per riuscire a raggiungere la stessa lunghezza, adesso non arrivo più, ma ho sempre bisogno di farlo. Quindi magari faccio intervenire qualcos'altro di più per soddisfare il bisogno. Per soddisfare il bisogno di raggiungere lì, il mio gomito non può più farlo perché sennò sto male. La spalla è disponibile, non ha problemi. Lo dico, aspetta che. Ed è la maniera più economica che ho per farlo. Certo, io posso raggiungere anche ruotando la schiena, alzandomi in piedi, ma in questo momento mi è molto più comodo usare solo la spalla. Quindi la spalla prende le funzioni, la parte di funzione che il gomito ha perso. Okay. La spalla comincia a lavorare per se stessa perché ha delle funzioni e in più per il gomito. Okay. Quindi dopo un po' la spalla ce la fa, ma a un certo punto alza bandiera bianca e mi dice non ce la faccio più. L'unico modo per comunicarmi che non ce la fa più, perché se vado oltre avrò dei danni anche sulla spalla, sono di usare, è quello di dirmi dolore. Okay. Quella è lo strumento, l'informazione che usa il corpo per informarmi di una determinata situazione. Ok, quindi tornando alla domanda iniziale, io entro, tu mi chiederai dove ho dolore e poi che cosa andrai a valutare? Innanzitutto
definiamo se quel dolore è dovuto a un trauma diretto su quella determinata articolazione, quindi se c'è qualcosa di effettivamente presente all'interno di quella spalla. Subito dopo vado a cercare se quella spalla compensa la perdita di movimento di un'altra zona del corpo. Quindi si va a ricostruire la storia della persona e si viene a scoprire che quella persona, un mese prima di avere quel problema alla spalla, ha preso una gran botta cadendo sulle scale battendo il gomito. Si va a fare tutto quello che è il caso per ripristinare la piena e globale funzionalità del gomito. Se il gomito dava dei problemi alla spalla perché non si piegava, perché c'era tensione, perché c'era una qualunque problematica, liberando il gomito, rendendolo libero, riprendendo la sua piena funzionalità, la spalla non ha più bisogno di andare a compensare quel movimento. La spalla si riprende la piena funzionalità, il dolore non ha più ragione di esistere, perché sono un'informazione al dolore che mi dice c'è una determinata situazione. Ok, grazie Manuele. Grazie a te, bel tempo. E ci vediamo al prossimo video. Grazie.